Buongiorno, come si chiama lei? Allegranti Lorenzo. Dove è nato e quando? Dove è nato lei? Nato a Vicchio il 23-7-38. Dove abita? Residente a Empoli, piazza Camucci 16. Legga la foto. Ad alta voce del legge. Sì. Devo leggere prima, via. Se deve leggere ad alta voce, non impedi che assume ad alta voce di fronte alla corte e a tutti. Attendi un secondino. Si può l'attendere un secondino? Ah sì sì. Speriamo che sia sempre così attento nelle rose. Consapevole della responsabilità, male. Male non c'è. Morale. Morale. Giuridica. Morale e giuridica. Che assume. Assumo con la mia deposizione. Nella mia deposizione. Impegno a dire tutta la volontà. La verità. La verità, non volontà. Ha problemi di lettura, non nascondere. O... No, ma sì. No, sì, dia di bene. E non nascondere? Per non nascondere nulla di quanto è avvenuto. No. È a mia conoscenza. A conoscenza, Quale sia, no. Va bene. Grazie. Tomma, ci deve dire, sei impegnata a dire tutta la verità di quelli che sa, va bene? Ora saranno fatte le domande, le risponde, dica la verità. Se non lo sa, dica non lo sa. Presidente, forse è meglio, almeno io le chiedo espressamente questo. Il test ha difficoltà di lettura visiva, di vista, o ha difficoltà a leggere in italiano? Possiamo chiederlo, perché credo sia importante. Aspetta, prima di questo lo posso vedere, può essere presa la telecamera o no? È uguale. Va bene. Cioè, se io la domanda più seria, lei ha difficoltà di vista o di vista? A leggere e scrivere. Un po' quello e quell'altro. Ma quello e quell'altro. Sì. Ma ora lei porta le lenti, la sei portata le lenti o no? Sì. Questi sono per vedere da lontano. Con quello allora non si può leggere. Se si vede da lontano non si può leggere. Cioè da vicino. Forse legge meglio da vicino. No, questi si vede da lontano. Forse legge meglio senza lenti. Se l'è mio, legge meglio senza lenti. No, io ci vedo meno a leggere. Vabbè. Allora, prego, avanti la storia. Grazie Presidente. Signor Allegranti, lei era interrogato da me su quello che avvenne, quello che lei ha constatato, nel giugno dell'82, il 19 giugno e nei giorni successivi. In particolare su quello che riguarda l'omicidio di Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. Io prima volevo sapere una cosa a lei. Lei, in seguito a certi fatti che le avvennero, che poi ci racconterà, si è presentato ai carabinieri? Sì. Quali carabinieri? Quelli di Montespello. Quante volte, se ricordo? Ma io non mi ricordo quante volte, ci sono andato tante volte e da primo mi fecero firmare un verbale e via scorrendo. E poi le altre volte, quando io avevo un qualche cosa che mi arrivava una telefonata o per una cosa o per un'altra, sempre riferendosi al mostro, io lo facevo presente e mi dicevano sì, va bene, quando c'è qualche cosa altro riportavo, però io non ho firmato più niente. Perfino a quando gli è arrivato la condanna a morte, ecco, arrivò la condanna a morte, ero a Rimini in ferie e arrivò una telefonata sull'ora di cena. Vabbè, su questo poi se ne parla dopo. Vabbè,
no, il presidente ci si arriva. Senta, signor Allegrante, poi lei è stato intervistato da un regista della RAI? Sì. Per una trasmissione, si chiamava The Mix, vero? Senta, in quell'occasione, quando lei venne intervistato da questo regista della RAI, con una trasmissione a cui partecipai anch'io, cioè adesso, organizzai anch'io, io c'ero. Non ricordo questo. Perché io da certe, sì, io sono abbastanza filosofista, ma vabbè, c'era tanti, insomma, non so. No, io non c'ero comunque. Senta, signor Allegrante, poi è stato interrogato al pubblico ministero lei? Dal dottor Canessi? No. Almeno le ricordi no. Perché sono passati anche anni. Va bene, senta. Dunque, il 19 giugno del 1982. 19 giugno dell'82, lei prestava servizio presso un'associazione di volontari? Sì, ero di servizio all'associazione volontari Croce d'Oro di Montesperto. Croce d'Oro e Montesperto. Senta, era da molto tempo che lei prestava servizio in questa associazione? Dalla nascita. Ed era nata quando? Nell'80, circa era 2 anni. E con lei prestavano servizio altri giovani, dei giovani? Sì, erano dei ragazzi che erano con la firma dei genitori, ma non si ritenne opportuno di metterli, di coinvolgerli. Vabbè, insomma, lasci fede. Comunque erano dei giovani questi. Sì. Molto giovani. Sui 14 anni, 15. 14-15 anni. 14-15 anni, sì. Benissimo. Perché mi ricordo 16 anni potevano venire senza la firma, erano la firma dei genitori. Dei genitori, molto bello. E vi arrivò una chiamata. La sera del 19 giugno a questa associazione Croce d'Oro di Montespertoli vi arrivò una chiamata? Sì. Lei saprebbe dirci chi è che chiamava? Io non l'ho ricevuta la chiamata. Ho perché capito. Nel momento che arrivò la telefonata io ero a mettere la macchina in garage. Lei prestava servizio come autista dell'ambulanza? Sì. Avendo la patente speciale d'autista dell'ambulanza? La patente di tutte le, gli autisti di tutte le ambulanze, insomma. Ho capito. Si ricorda a che ora arrivò questa chiamata? Più o meno, non c'è bisogno, sì, di spaccare il minuto, ma insomma, grosso modo. Verso le 11:20, le 11:15, sì. Quindi 23, 23, 10 minuti vanno e vengono. Sì. 23:15, 23:20. Senta, e vi recaste, vi dissero dove dovevate andare, ovviamente, e voi vi recaste via Baccaiano. Sì. Senta, e quando arrivaste voi c'era, era già intervenuta la polizia oppure no? No. Quindi foste i primi ad arrivare? Sì, c'era altri tanti passeggianti fermi dalle parti, ma... C'erano delle persone? Sì. Per caso riconobbe mica qualcuno, se erano persone da lei conosciute? No. No. Va bene, che cosa constatò? Questo lo vediamo in un momento successivo. Ora lei mi dica una cosa. Nei giorni successivi, lei parlò con dei giornalisti? Sì. Con chi? Si ricorda? Con diversi giornalisti o con qualche giornalista soltanto? Diversi giornalisti. Ora che ricordi, così mi pare fosse stato un giornalista della Nazione, uno di Repubblica, Paese Sera. Vabbè. E il Tirreno, mi pare. Oh. Poi lei ricevette una telefonata? Sì. Ci vuol dire più o meno la data della prima telefonata che ricevette? La prima telefonata che io... A che distanza rispetto al fatto, rispetto al funerale, ragazzi, insomma? Ai funerali dei ragazzi poche ore. A poche ore di distanza dal funerale dei ragazzi. Sì. Lei ricevette una telefonata.
la notte stessa. Sì. Ma che telefonato? Senti, ora glielo chiedo, sono qui apposta. Ci dice il tenore di questa telefonata, che cosa le disse questo vecchio di telefonata? Chi era? Se era un uomo, se era una donna, e cosa le disse? Era un uomo. E era un uomo che disse che si doveva stare attenti perché era pronto per fare una strage. Le disse anche dove era pronto per fare questa strage? Nella zona, però dove no. Senta, nei giorni precedenti a questa telefonata, lei per caso aveva letto qualche notizia particolare sul fatto, sull'avvenimento, sui giornali? Non mi ricordo. Rammenta se per caso i giornali avevano pubblicato che il ragazzo era sempre vivo e che aveva parlato mentre lo portavano, mentre veniva portato all'ospedale d'ambulanza? No. Non se lo ricordo. Allora, lei ricevette questa telefonata e cosa fece? Andò da Carabinieri? Sì. E quindi lei andò da Carabinieri e i Carabinieri verbalizzarono questo suo racconto? Domandarono, messi a questi a scrivere. Vabbè, se dice talora che dovesse venire qualche altra chiamata, dice ce lo sa dire, va bene, ogni volta io dice guarda, ho ricevuto la telefonata così, va bene. Benissimo. Senta, poi ricevette altre telefonate lei? Sì. Quante altre telefonate? Beh, io tutte non gliele posso raccontare di certo perché non me le ricordo nemmeno. Ma più di una? Sì, mi ricordo alcune particolari e basta. Ecco, ci dica la particolare di qualcuna di queste telefonate. Cosa le disse l'interlocutore? Era sempre la stessa persona o era una persona diversa? Sì, era sempre la stessa persona. Che era sempre le stesse persone e mi chiamava spesso di notte verso le 2. La notte. Sì, e cosa diceva? Fuori diceva sempre le stesse cose, che era il mostro. Una volta si spacciò per la magistratura. Cioè, per un magistrato si spacciò? Sì, per via che lui non credeva alla verbalizzazione che aveva sottofirmato, non so, roba di genere, e mi chiedeva. Le parlò della sua verbalizzazione? Sì. Che se dice, sì, quindi dice, siamo tutti, dice, qui in attesa, dice, perché non crediamo, c'è un po' una certa spaccatura, dice, tra di noi, e quindi dice si vuole sentire proprio voce, dice, guardi che dove chiamarmi lo sa, io per telefono non gli lascio niente. E però lei si è accorta che era la stessa persona alla voce? Sì. Senta, ma cosa voleva sapere da lei questo signore in particolare? Io penso, non che me l'ha chiesto, che volesse sapere se lui mi ha detto alcune cose. Lui chi? Paolo. Paolo Mainardi, il morto. Paolo Mainardi. Senta, poi lei di queste telefonate riferiva ai Carabinieri, queste ulteriori telefonate? Sì. Poi lei andò in vacanza, vero? Sì. Dove andò? A Rimini. In che data se lo ricorda? Non fu nell'82, ma nell'83. La data non me lo ricordo. Il giorno, per dire, che è arrivata la telefonata. Quindi lei andò in vacanza nell'83, non nell'82, l'anno dopo? Anche nell'82, ma nell'82 non mi arrivò niente della telefonata. Nell'83 che mi arrivò questa telefonata, che era... Dove si trovava lei? Io mi trovavo ad hotel, ora mi sfuggì il nome, ma mi viene a mente tra poco, ci ho pazienza, ho avuto un incidente ahí. E a volte mi va via la località. Dove era la località? Rimini. Rimini era. Ah sì, era a Rimini in via Firenze, all'Ofede, mi è venuto in mente. Ofede, benissimo. E quindi se eravamo a mangiare la sera e alle grandi dice la chiamano al telefono, vabbè.
io ero con la mia figlia, una figlia, un'unica figlia io, e sordomuta, mi venne detto. Mi venne detto e andai in cabina rispondendo. E c'era lei, lei si mise a piangere, capì subito il modo in cui si parlava. Ma mi disse che era così detto il mostro di Firenze, che gli ero stato condannato a morte. Se sono stato condannato in processo, sono stato condannato a morte, non è solo. Com'è? Non è solo, segno c'è anche qualche d'un altro. Sì. Lei gli rispose così? Sì. E la voce, senta, era sempre la stessa? Sì. E lui disse a questa maniera, e quindi gli era arrivato la fine. E basta. E io gli dissi, ma non si sa per chi è la fine. O per me, o per lei, insomma. Perché io viaggio armato, gli disse, la mia vera così, per non mi fare intimorire. E presi e andai al comando di Rimini. E fece una denuncia al comando di Rimini? Feci la denuncia e poi fu scartato dalla polizia, portato a Rimini, e poi avevo sempre questa persona che quando andavo al mare, anche quando andavo nell'acqua, quando, insomma, due o tre volte che poi il padrone dell'hotel che è venuto a cercarmi per dire in una sala a ballo, una volta era andato a casa del bagnino a vedere le corse dell'automobilismo, e che si vede mi avevano perso, e lui si rivolgeva a lui dove potevo trovarne, e lui veniva ad ostile, mi è venuto a trovare, io l'ho saputo dopo alla fine, insomma, perché insomma, questa persona che mi pochino me la trovavo di fronte, quando arrivai alla fine che dovevo rispenire via, e c'era degli amici che andavano via il giorno dopo, gli chiese se c'era posto per rimanere anch'io un giorno in più, e mi disse poi potevo rimanere, e quindi rimasi. Appena io rimasi, e mi arriva la telefonata dal comando di Rimini, il perché io non ho avvisato l'autorità e mi sarei trattenuto un giorno in più. Vabbè. E così, e ci trovo quelle persone che sempre quando andavo in pizzeria ed era così a guardare a mangiare la pizza, andavo a ballare e mi trovavo queste due persone a ballare. Vabbè. E lo scoprirei allora che loro gli erano sempre dietro a me, no? Stato efficiente. Certo. Signora Legranti, lei poi tornò a Firenze, vabbè, tornò a casa sua. Sì, tornò a Montespertoli, sì. Perché stava a Montespertoli. Senta, quando... Torniamo al giorno in cui lei fece questo intervento con... volevo chiederle una cosa. Lei conosceva di vista, o per averlo sentito, Pietro Pacciani? Di vista l'avevo rivisto, ma così... A distanza io non ci avevo mai nemmeno parlato. Perché lei è nativo di Vicchio? Sì. E che se l'avevo conosciuto come nominativo e l'avevo visto una volta perché me l'aveva insegnato la mia sorella, era più grande, che gli era detto Pacciani, anni successi, il fatto di che gli ammazzò i Bonini. Ecco. Quando ammazzò questo signore, dice lei, lei stava a Vicchio all'epoca? Sì, sì. Per caso conosceva la fidanzata di allora di Pacciani, la Bugli? Sì, era nella scuola, non che facesse la solita classe, ma era nel padiglione della scuola dove ero io. Questa voce che lei sentì al telefono, ce la può descrivere? Com'era? Nel senso, l'accento era fortemente toscano, oppure era una voce educata, era una voce... con un forte accento vernacolistico toscano oppure di un'altra regione? No, non c'era, per mio conoscere, il poco conoscere, non c'era un dialetto oppure un sottofondo toscano, era un italiano. Un italiano abbastanza curato? Sì.
Lei ha sentito alla televisione o da altre parti parlare Pietro Pacciani? Sì, come tutti insomma. Come tutti. Ed era, secondo lei, poteva essere vicina la voce di Pacciani a questa voce che lei sentiva al telefono oppure no? No, questo no. Questa era lontanissima, io non so. Era lontanissima. A volte si può anche cambiare il tuono della voce e il modo di parlare, ma non è che ci stava tanto quella al telefono, ma insomma non era assolutamente quella voce lì. Poteva essere uno di sui intorni, non lo so. Ma lui non era. Presidente, al termine di questa deposizione vi chiederò che venga fatto una specie di esperimento giudiziale chiesto al pubblico ministero, il quale si opporrà, però dice è disposto a mettermi a disposizione necessari tutti i mezzi tecnici necessari. Chiedo al signor Allegranti di andare là in quella stanza là dietro che c'è un telefono e documento come e ascoltare a un telefonino la voce del signor Bandi. Signor Allegranti, torniamo al momento in cui lei interviene lì alla macchina. Questa macchina era fuori strada, si ricorda che posizione era? Parlando della macchina dei due ragazzi. Sì, era fuori strada, era sul ciglione rimasta qui sotto che con la rosa nella fossa e quindi non girava, non toccava più le ruote in terra. Sì. Era finito con una rosa nel fossetto. Lei, chi estrasse dalla macchina? Lei si accorse che uno dei due ragazzi era sempre vivo? Ma io ho aperto la porta, no quella della guida, quella da parte dove era l'Antonella, e sono entrato dentro. Sì. E sono accorto che lei insomma era... Senta, ma lei era l'autista, come mai entrò lei dentro? Perché entrai dentro perché quei bambini sì, si devono chiamare e mi spariano in continuazione, gli erano emozionatissimi e quindi feci tutto da me, insomma, il talento mi accurai così da profano, se era sempre vivo il primo che trovai era Antonella oppure se era morta lei, constatai nella mia possibilità riconoscendo che era morta. Allora passai di là e c'era lui che era di dietro sempre, si intende, cascato, mi ricordo ora se gli era cascato sulla parte sinistra o sulla parte destra, insomma dalla parte in cui dove gli aveva l'arteria spaccata e quindi si era tappato. Io quando l'ho rigirato mi c'era schizzato il sangue, quindi la preoccupazione superiore quella era subito di tappare un'emorragia e poterlo arrivare al pronto soccorso, che lui fosse vivo e si potesse arrivare a una certa verità. E lei gli tappò questa ferita? Tappai l'emorragia e si partì mezzanotte 20, mezzanotte 25 mi pare si fosse stati all'ospedale. All'ospedale di Empoli, sì. Se non in sgarro nell'orario, Lo tirò fuori proprio lei dalla macchina? Sì. Dove si trovava? Su che sedile? Quello davanti o quello di dietro? Di dietro. Di dietro con le gambe sotto il seggiolino davanti. È sicuro, signor Allegranti, di questo? Questo sì, sicurissimo. Se si volesse fare questo esperimento, Presidente. No, ora la fine esame. Io ho un'altra domanda per lei. Signor Allegranti, lei dovrà avere pazienza un attimo, perché io ne ho tantissime. E per fortuna lei su questi fatti ha già fatto dei verbali, io le dimostrerò all'epoca che lei oggi non si ricorda bene. Sì. O non si ricordava bene. Questi sono commenti che non vanno fatti ai testimoni, perché sembrerebbe quasi. Io l'ho detto all'inizio, ho detto che è passato oltre 15 anni e 5 mesi, quindi la verbalizzazione deve prendere quella che c'è. Io ho detto, posso rischiare anche di dire una cosa un pochino diversa
a 15 anni fa, ma non certo, perché certo. La voglia cambiare, ha capito? Certo. Senta una cosa, io vorrei partire da questo. Lei ricorda di essere stato sentito su questi fatti dal PM il giorno immediatamente successivo ai fatti e ancora dai carabinieri qualche tempo dopo? E ci sono negli atti, per fortuna, i verbali di allora, o questo non lo ricorda? Il suo difensore l'ha già chiesto. Lei ricorda di essere venuto a Firenze, di essere stato sentito dal PM, mi sembra, anzi, il giorno dopo, la dottoressa Della Monica, e poi successivamente lei si è presentato, come ha detto, dai carabinieri, e ci sono i verbali. Io con la dottoressa Monica ci ho parlato, però, non a Firenze, ci ho parlato a Montespertoli. Dunque, sì, ha ragione, era il 22 di giugno in Montespertoli, ha ragione, è il verbale, sì, è in Montespertoli, sarete stati, ora qui mi manca l'intestazione precisa, era il 22, quindi due giorni dopo il fatto, e più che ci ha parlato, lei ha sottoscritto un verbale, si ricorda, fece dichiarazione, bene, poi dai carabinieri si ricorda di aver scritto un verbale, no, là. Io già l'ho detto prima, io l'ho sempre informato, se poi non l'hanno fatto loro, no, io lo potevo mettere. No. Ma c'è il verbo persino di Rimini, quindi. Bene. Senta una cosa, signor Grant. Quindi lei è stato sentito, se lo ricorda, i verbali ci sono, ora poi vedremo cosa dicono. Io ritengo buoni quelli. Buoni quelli lì? Sì, sì. Capito? Bene. Perché si ricordava meglio, forse. Sono buoni quelli perché. Sotto questo profilo sono buoni quelli perché era più vicino al momento del fatto? Perché dice ritengo buoni quelli? Perché ritengo buoni quelli perché purtroppo nella vita ci sono anche gli alti e bassi di una persona. Perché io nell'84 ho ricevuto anche un incidente e sono stato 8 giorni in coma. E quindi alcune quando... cose tutte le ricordi poi dopo tanto tempo. Scusi, è già e che si... anzi per dirgli all'avvocato per lo sé che c'ero e mi è dovuto pensare e mi è venuto in mente. A volte mi riviene in mente una cosa il giorno dopo. Certo, ma l'hotel Eden di Rimini, lei lo disse subito, quindi c'è qua il verbale. Quindi lo sapevamo, cioè, ci sono anche i giorni in cui è stato lei all'hotel Eden, se l'ha detto lei. Andiamoci un attimo per ordine. Io vorrei andare nello stesso ordine in cui gli ha fatto l'avvocato Filastò le domande, cioè prima queste telefonate, questi episodi e successivamente cosa vide al momento del fatto. Andiamo al contrario, ma facciamo esattamente lo stesso percorso. Io volevo sapere questo da lei. Lei dice con me, se non ho capito bene, con l'ambulanza c'erano altri giovani della Croce d'Oro. Lei era il più anziano, era l'autista, era il più anziano. Sì. E c'erano dei giovani, ho capito male, problemi di firma ai genitori. Ecco, ma questi giovani ci può dire chi sono oggi? I nomi o... Ma io sa, si possono anche dire che erano stati assenti come nominativo anche nel servizio stesso, voglio dire. Ecco, che non furono trovati perché non avevo... in quel momento che mi ritrovavo... Non furono sentiti perché i nomi non furono fatti perché erano troppo giovani, e questo è il concetto. Sì. Però lei se li ricorda chi erano, volendo. Sì. Ho capito. E questi i ragazzi quindi non videro cosa c'era nella macchina o lo videro lo stesso? Sì, sì, lo videro. Lo videro. Benissimo. Lo videro. Trento non ci entrarono in macchina, ci sono stato in macchina io e basta. Non l'aiutò nessuno? Dallo sportello di fuori. Che gli passai le gambe a quell'altro, insomma, ecco, in questo senso qui, però belle idee. Ma guardi, quelli a cui lei ha passato le gambe, come dice lei, sono stati tutti sentiti il giorno dopo dalla dottoressa Della Monica, o i verbali io, quindi non capisco questa difficoltà, perché insomma, ci vuol dire i giovani che l'aiutarono, via, così facciamo prima, i nomi. I nomi. Vedi, era un certo Ciappi, non mi ricordo se si chiama Carlo, se si chiama differente. Ciappi? Ciappi, il nome non me lo ricordo, sì, che... Quanti anni aveva all'epoca? A me mi pare 14 anni, poi beh. Se ne aveva 15 non lo so. Sì. Beh. E il servizio codato gli erano di 14 anni. Ok. E certo Martini Matu. Bene, anche questo aveva 14 anni? Sì. Eravate in tre quindi? Sì. Due di 14 anni e lei? No, ce n'era un altro.
Si ricorda come si chiama questo? No. Un terzo non si. Ho capito. Senta una cosa ancora. Perché non era di Montespertoli? Perché non era di Montespertoli. Quindi non si ricorda lei come si chiama? C'era piovuto così, c'era arrivato e poi era ritornato via, quindi non me lo potevo ricordare, non me lo posso ricordare. Loro invece erano di paese, scelgo. Ho capito. Senta una cosa, lei dice che fu ricevuta una telefonata e questa telefonata, ho sentito ora, dice arrivò verso le 23.15, 23.20, è così? Perché lei su questo orario ha già deposto all'epoca, quindi io le chiedo ora, è sicuro o sa esattamente, si ricorda a che ora fu ricevuta questa telefonata e in secondo luogo da chi fu ricevuta materialmente? Ah, con questo non lo so. Io gli ho detto in grosso modo circa a quest'ora, poi i 10 minuti vanno e vengono, Dio io. Sì, sono certo, fatto. Certo. Dunque, lei ricorda di avere detto chi ricevette la telefonata ai carabinieri, chi rispose e che ore erano? All'epoca? Corretto, per essere con esattezza bisognerebbe chiederlo alla pubblica assistenza se è stato registrato l'orario della chiamata come normalmente viene registrato. Ho capito. Io, signor Presidente, poi fornirò degli atti che, da cui si capisce esattamente gli orari. Faccio presente che nel rapporto giudiziario i carabinieri dicono che hanno avuto notizia dei fatti alle 0.15 del 20 giugno. Io vorrei ora far presente a lei, signor Allegranti, che quando fu sentito dai carabinieri perché si presentò lei, disse esattamente nel verbale che ho qui e io le contesto, è un verbale questo del 18 agosto del 1984, lei si presenta ai carabinieri e dice verso le 24 ricevevo telefonicamente una richiesta di intervento per una località compresa tra frazione Baccaiano e Fornacette. Dice di averla ricevuta lei ai carabinieri e che erano le 24. Ci sarà stato uno sbaglio così, perché io non l'ho ricevuta la telefonata. Beh, si presenta. Si può chiedere benissimo anche all'associazione se io ho ricevuto la telefonata. Vabbè, questo lo dice lei, l'unico sbaglio che fanno i carabinieri è che prendono le sue dichiarazioni. Lei non l'ha ricevuta, quindi ecco. Però lei disse. Io ho ricevuto la telefonata perché quello me l'ha comunicato. Bene, bene. Ma non in questo senso. Però lei dice erano verso le ore 24. Si ricorda di aver detto le 24 o è un errore anche questo? Errore, sa, sono i carabinieri di Rimini, quindi questi non ne sanno assolutamente nulla. Si presenta lei e dice questo. Io glielo contesto, no, che lei è carabinieri di Rimini, il 18 agosto del 94 dice verso le ore 24. Scusa, ma questa è la telefonata di cui parla della cena a Rimini? No, 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 lui si presenta a Rimini, la telefonata di Rimini è tutta un'altra cosa, poi vediamo. Lui si presenta ai carabinieri di Rimini e dice, nel 1982, al momento dei fatti, lo leggiamo, dice, sono un autista, perché capisca la Corte, il verbale è a disposizione, dice, sono un autista volontario del Corpo Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli. Ovviamente deve spiegare a Rimini cosa gli è successo e quindi evidentemente. E il giorno 27-28 giugno, vabbè qui sbaglia, ma 81-82 non ricordo bene, quindi si presenta a Rimini e non si ricorda se è venuto nell'81-82, non ricordo bene, durante il turno di servizio verso le 24 ricevevo telefonicamente una richiesta di intervento per una località compresa, eccetera, eccetera. Si ricorda di essersi presentato lei ai carabinieri, ce l'ha detto prima, no? Arrimissimo, no, non con queste conferme con te. Questo è il verbale, l'ha detto lei, che vuole carabinieri Rimini scrivono quello che lei le dice, no? Dice questo, ah, poi lei lo controlla, qui c'è la sua firma. Lei si presenta esattamente alle 11.30 ai carabinieri di Rimini, attenzione, alle 11.30 del 18 agosto del 1984. Lei si presenta 3 anni dopo ai carabinieri di Rimini. Non nell'82, come avevo capito, nemmeno nell'83, come ha detto lei stamani. A me mi pareva che l'83 volesse l'84. Gli ho detto, io non le ho detto che me la debba ricordare, no? Beh, quindi lei va da carabinieri Rimini perché no, ha ricevuto. Perché non mi dona
il discorso anche che io ci sia andato il 18 può anche darsi. Lo dice lei, addirittura lei a questi carabinieri dice che il fatto in cui si riferisce era avvenuto il 27-28 giugno dell'81-82, si figuri quanto poco si ricordava due anni dopo, si ricordava nemmeno quando era avvenuto questo suo intervento, per cui le chiedo io, è sicuro delle 24? I carabinieri dicono di aver avuto notizia alle 24:15, lei dice alle 24, oggi in aula ha detto alle 23:25, comunque è un 23:15 per l'esattezza. No, prima io l'ho ricevuta, non la, io la telefonata, una comunicazione, perché bene, a me mi hanno venuto a chiamare, era una macchina che bene, la mettevo a posto in garage, bene, e era prima di mezzanotte, ecco, l'11 che normalmente io devo smontare alle ore 12, io devo smontare alle ore 24. No, e quindi era a mettere a posto e invece sono andato via e poi sono ritornato già alle 4. Vabbè, poi vediamo, perché ci sono quelli intervenuti, alcuni che dicono erano montati a mezzanotte, alcuni della Croce d'Oro, quelli che sono intervenuti, quindi vabbè. Sì, vediamo. Sì, no, no, ma c'erano. Perché allora, questi ragazzi, sì, ma erano l'autista, non, a mezzanotte. L'autista non era arrivato, qualcuno deve andare. Bene, no? Allora gli altri erano quelli montati a mezzanotte. Vabbè, sull'orario abbiamo capito com'è la faccenda. Io vorrei andare un attimo avanti e su questo fatto invece della... Continuiamo il discorso delle telefonate che ha ricevuto lei. Lei dice, ho ricevuto una telefonata, ho sentito l'addetto ora, la notte stessa poche ore dopo il fatto. Si ricorda a che ore l'ha ricevuta? Detto, mi pare intorno alle 2. Un addetto è tornato alle 4, l'ha detto ora. Dice, la notte stessa del funerale, non dell'incidente. Bene, bene, ho capito male io. Che fu la sera, ci fu verso le 5:30, le 6 ci fu il funerale. Poi alle 2. Ho capito male io, ho capito male. Ha detto il funerale chiaramente. Benissimo, io ho visto scritto notte stessa, ho capito male. E ci sta. Può dirci poi, la notte stessa, quando andò dai carabinieri poi? A me mi pare di essere andati il giorno dopo. Bene. O la sera dopo. Poi ci può fare l'elenco di tutte queste telefonate nel tempo e quante se ne ricorda e quando è andata dai carabinieri? Perché su questi fatti lei per fortuna all'epoca ha fatto un verbale, ha detto quando e quante ne aveva ricevute. Quindi siamo tranquilli che lei ha detto la verità, l'ho detta allora perché me la ricordavo meglio. Poi io le leggo. Però prima di leggerle cosa ha detto, vogliamo vedere se lo ricorda lei, perché lei ci ha parlato in una telefonata la notte del funerale, poi una telefonata quando era a Rimini, però lei ci ha detto nell'83, invece lei a Rimini c'è stato nell'84, vabbè, ha sbagliato ad un anno. Io volevo sapere le telefonate nel mezzo. Come io a Rimini ci sono sempre andato, voglio sì, dire, ma dai carabinieri... 10 anni a fila e anche nella solita pensione. Bene. Io se gli era un anno, se gli era due anni, gli era successo un incidente, gli ho detto prima... Mi addirittura pare, non si detto, ricordava quando ho era... detto mi pare nell'83, mi pare il parere non si sa lei evidentemente ha detto prima nell'82, perché nel fare il capitolato il difensore se ne curava di 82. Difensore non conta niente, perché il difensore non ha mai parlato con questo signor Allegranti. Bene, il difensore ha sentito un'intervista fatta dal signor Allegranti, può darsi il signor Allegranti che si presenta ai carabinieri non ricordandosi nemmeno quando è stato l'omicidio, è quel che è. Andiamo un attimo avanti ancora. Io vorrei, siccome c'è il verbale di quello che disse all'epoca... Può l'avere anche sbagliato quello che gli ho scritto, io non mi sono accorto. Simone mi sembra molto puntuale, molto preciso. Anche a me. Anche a me. E allora non c'è bisogno di fare commenti, non si ricorda nemmeno. Io vorrei arrivare alle telefonate che ha avuto lui, quelle che ricorda oggi e quelle che ricordava... 10 anni fa. E gli chiede queste cose io. Allora, una subito dopo il funerale. Poi? Ogni tanto c'era delle telefonate, c'era la, che gli ho detto prima della magistratura, c'era di quelle altre telefonate che era il mostro, insomma, che dovevo sì, stare. Sì, ma io volevo. Ma se mi dice le date gli dico, non se ne parla nemmeno. Lei mi sa dire oggi quante telefonate in tutto ha ricevuto, arrivando a quella dell'84, dell'83, anzi 84, a Rimini. Ma dopo Rimini ce ne state anche altre. Ho capito, quelle non le ha denunciate, quindi
andiamo a quelle subito dopo il facile. So che saranno alle 15-20 telefonate. 15-20 telefonate a distanza di? Alcune ne sono state a distanza di alcuni giorni, alcune ne sono state a distanza di mesi. Queste telefonate 15-20 sono fra la notte del funerale e l'84 quando è andata a Rimini o anche successive? Anche tu. Ho capito. Quelle invece fra la notte del funerale e la volta che ebbe la telefonata a Rimini, in tutto quante saranno state? Diverse, 10 o 12. 10? Dalle 10 alle 12 telefonate. Tutte di notte, di giorno? No, ci sono state anche di giorno che magari mi hanno cercato a casa, mi hanno cercato sul posto di lavoro, io non c'ero più, sempre e poi mi hanno trovato sull'orario. Sempre la stessa persona? Sempre la stessa persona. Mm. Ma lei non ha mai capito chi è questa persona? Uno che ce l'ha con lei, un burlone, uno legato a questi fatti? A volte l'ho potuto anche pensare, però. Ma lei c'ha qualche amico che le fa le burle normalmente, le è mai capitato? No. Senta una cosa, però io le contesto che lei, presentandosi ai carabinieri in questo 18 agosto dell'84, lei dice, glielo leggo testualmente così vediamo se diceva bene allora, dice... 84 ha detto? Lei si presenta, glielo dico io, il 18 agosto del 1984 alle 11, al comando stazione di Rimini ci sono il maresciallo Ravoni, dipendente, presente alle Granti Lorenzo, dovrebbe essere lei, nato a Vicchio il 23-7-38, residente a Montesperto, in via Dante Alighieri 14, coniugato operaio. Lei si presenta e dice, sul luogo, parla del fatto, ma ci veniamo dopo, dice, sul luogo ricordo intervennero i carabinieri di Montesperto e le di Signa. Per tale fatto sono stato già interrogato anche dal magistrato, e qui poi vediamo cosa dice il magistrato, ma andiamo per ordine perché parliamo prima delle telefonate. Lei dice, inoltre, non essendo all'epoca il primo caso verificatosi nei confronti di Coppiette, fu definita anche dai giornali il caso del mostro di Firenze. Dice lei, dopo circa 8-10 giorni dal mio intervento, mentre mi trovavo nella sede della Croce d'Oro, ricevevo una telefonata da parte di uno sconosciuto, voce alterata, alterata, dice lei, il quale, quindi era alterata, non so cosa serva a fare confronti, il quale presentandosi come il mostro di Firenze mi avvertiva con la voce, stai attento che la cosa non finisce qui, poi chiudeva la comunicazione, poi fa altra, e siamo a due, telefonata veniva ricevuta dopo 20-25 giorni dalla prima, questa volta in abitazione, più o meno alla stessa ora della precedente, circa alle 3 di notte. Ed anche con questa, dopo essermi assicurato che stava parlando col signor Allegranti di Montesperto, mi comunicava, sono il mostro di Firenze, è ora di farla finita. A seguito della seconda telefonata, dice, a seguito della seconda, dice, mi recai alla locale comando carabinieri sporgendo regolare denuncia. Da allora non ho più ricevuto altre telefonate. Allora, lei, signor Allegranti, si presenta ai carabinieri, dice di aver ricevuto in tutto, nell'84, due telefonate, una 8-10 giorni dopo l'intervento, una 20-25 giorni dopo la prima, e poi di non averne ricevute altre. Allora, ci vuol spiegare oggi perché parla di 10-12? E invece ai carabinieri, all'epoca dei fatti, parla di due, non parla di quelli della notte stessa. Poi aggiungo, i carabinieri di Montesperto, scusi, la notte del funerale, ho sbagliato io, chiedo scusa. Si è fatto diversi giorni dopo. Poi lo vediamo. Dopodiché, signor Allegranti, io le faccio presente che in una nota dei carabinieri di Montespertoli, che io fornisco alla Corte, si dice, presso la stazione di Montespertoli, ove l'Allegranti ha risieduto sino al 10.387, non è stata trovata copia della querela per minacce che il predetto avrebbe presentato al comando nell'estate 82. È stata trovata invece copia della nota 27.884 Carabinieri di Rimini, che è quella che io leggevo. Allora io le dico, a Montespertoli non c'è niente di scritto, si vede o lei o i carabinieri, però a Rimini c'è e si parla, lei
non solo di due sole telefonate, non solo che lei non si ricorda nemmeno quando è avvenuto l'omicidio, ma che lei, dice lei, di aver ricevuto la telefonata personalmente alle 24. Come mai oggi ci parla di 12 telefonate se al momento dei fatti parlava di due? Come mai ci dice che una è la sera del funerale e qui invece dice 10 giorni dopo? Come mai qui dice che la seconda è unica? Unice due telefonate. 8-9 giorni dopo il fatto, posso non finire. Dopo il funerale. Ma scusi, faccia le attestazioni per me. Non c'ho mia a fare io. Bene, perfetto. Io gli dovevo chiedere il verbale. Era loro che me lo dovevano fare, no? Certo, certo. Allora io le chiedo, come mai qui parla di solo due telefonate, invece stamani ci ha parlato di 12? Lei, da allora non ho più ricevuto altre telefonate simili. Qui c'è la sua firma, si è presentato lei, i carabinieri di Rimini non la conoscono. Sì, ma no, che ci può essere stato un errore anche a scriverlo, io non, che gli abbia detto che io avevo ricevuto due telefonate, ma se lei va a Montespetto e lo chiede, e tutti gli diano come minimo che io 10 anni non ci sto più, e va a domandarlo che io ho ricevuto, e gli diano, ma non lo sanno nemmeno, dicevate, tanto. Questo tutti lo sanno sulla base del suo racconto, no? Sì, anche, sì. I carabinieri l'ha raccontato lei, l'ha detto lei di esserci stato. Eh? Sì, sì. Dice poi, dal giorno 18 agosto mi trovo a Rimini presso l'hotel Eden, e il giorno 17 agosto, cioè il giorno dopo, verso le 18.45... 18 e il giorno dopo 17? 16.17 ricevevo presso l'hotel Eden e il giorno... Scusi, dal giorno 16.8... 16.8 dovrebbe essere agosto, almeno sì, io così sì, lo... Sì, eh? Sì. Mi trovo in Rimini, presso l'hotel Eden, e il giorno 17.8, verso le 19.45, ricevevo altra telefonata, sarebbe la terza nel suo racconto, con la quale, dopo aver ma detto pronto, mi veniva detto, signore, vabbè, ne ha ricevute due o ne ha ricevute 12? Lei ha detto due negli unici documenti ufficiali. No, io non, io l'ho detto prima. Quante no? Due no di certo. L'ha detto lei, signor Legale. Potevano essere 10, come gli ho detto, potevano essere 12. Due se, no. Ho capito. Se c'è che la registrazione di due, qualche sbaglio da qualche parte gli è venuto. Ma comunque, i Rimini come fanno? Comunque il processo non lo dà a dire io, non lo dà a avere io, perché, e viene detto a questa maniera, dice no. Ha ragione perfettamente. Senta ancora una cosa. Io quando sono arrivato sui posti il fatto che era già avvenuto e le telefonate che l'ho ricevute io, se poi le sono state scritte in una maniera diversa e io non me ne sono accorto, pazienza, che gli posso dire? Parte poi la difesa, si riserva a documentare perché avvengono queste telefonate, vero? Perché i giornali pubblicavano qualche cosa che sto cercando di recuperare. E sì, ma capito, qui a parere del PM ovviamente, è inutile parlare di parere, era una burla che facevano al signor... Vabbè. Però è un parere del PM che vale quanto la sua convinzione opposta. Allora, vorrei ancora andare avanti, sì, signor... Sulla base di quelle produzioni si vedrà se era una burla. Vedremo. E... lei non è che si ricorda ora come mai i carabinieri parlò solo di due telefonate? Non lo ricordo come mai. Io gli dico, questo era qualcuno che sapeva. Io non l'ho visto nel verbale che c'era scritto due, perché o se come no, mai l'ha sottoscritto, c'è la firma qui. Sì, sì, ma capisce, i carabinieri di Rimini non sanno nulla. Vabbè, quindi... prendiamo atto di questa difensità e basta, andiamo alta, se no lui sbaglia un numero. Ma voglio dire, dunque, ancora una cosa, signor Allegranti, io vorrei invece andare un attimo al discorso di quella notte, indipendentemente dall'orario, vediamo. Lei ricorda che quando arrivaste voi come Croce d'Oro sul posto c'erano altre persone? Lei mi sembra abbia detto c'erano dei curiosi diversi curiosi. C'era la fila delle macchine di qua e di là. Quando arrivò lei c'era un sacco di macchine. Sì, c'erano diverse. Perché lei, mi sembra, dice... Io non avevo da stare a guardare il video, c'era delle macchine, io ero in mezzo a delle macchine, insomma, no? Lei ricorda se
queste persone le dissero qualcosa, se erano, avevano già visto chi c'era nella macchina, no, se avevano già guardato dentro. Giorni dopo me l'hanno riferito, ma lì no. Lei ricorda, le è già stato chiesto dall'avvocato Filastò, al di là di quelli della Croce d'Oro, chi erano queste persone? Non se lo ricordo. No. Però lei dice, quando arrivò c'erano file di macchine. Qua di là. Diverse macchine. File. Quante non glielo potrei dire. Okay. No? Intorno alla macchina c'erano delle persone? Sì, dai, all'esterno c'erano delle persone. Di queste persone che erano intorno alla macchina, al di là dei ragazzi 14enni o 16enni che l'hanno aiutato, ricorda se qualcuno aiutò lei a tirare fuori il ragazzo? No, come gli ho detto prima, io dico questo non me lo ricordo, a me mi pare da illudata a loro e a quelli che a uno di quelli dirà a me. La parte delle gambe a lui e io che l'avevo dalla parte delle spalle. Ecco, io mi ricordo che avevo messo il faro nella macchina, no, che poi rimase al buio e il faro e ritornò alla sede dopo due o tre giorni, non so nemmeno chi l'ha portato. Ecco, allora per completezza, signor Presidente, io faccio presente che negli atti fatti all'epoca dell'intervento del PM della PG a Baccaiano si dà atto e sono sentiti direttamente dal PM la bellezza di Marini Graziano, Bartalesi Concetta, Di Lorenzo Mario, Calamandrei Stefano, Sieni Luca, Tempestini Fabio, Carletti Francesco, Campatelli Rosanna e Del Mastio Monica, tutte persone che hanno visto la macchina prima dell'intervento della Croce d'Oro e che dicono cose, ora vediamo sul punto, mi sembra sia quello, ci sono i verbali relativi a cosa hanno visto queste persone. Ora io sono testimone di questo processo. Sono persone che sono state sentite all'epoca su fatti apparentemente ininfluenti sulla ricostruzione di questo processo. Forse sarà il caso di sentirle qui. Tutte quelle che interessano, nel caso in cui interessino, si possono sentire tutte. Sì, ci sono i verbali. Questa cosa si va a fondo fino proprio allo spasimo. Sì, signor avvocato, Filastò. Questo nasce perché tutte queste persone dicono come hanno, quelle che l'hanno visto, in che posizione era il ragazzo. Siccome l'Allegranti dice in un certo modo, allora sentiremo la ricostruzione. Presidente, credo che possa partire. No, bisogna dare questi nominativi pro ministero. Li ho dati finora. Io do i verbali, no? Sì, vabbè, c'è la registrazione. Ma con questo c'è stata una discussione in paese. Sì, di quelli che l'hanno visto prima che gli era davanti. No e io come l'ho trovato glielo dico, perché uno di fuori con di quello che vuole. Ma questi sì. Sono quelli che hanno aiutato lei. Poi, sa, se due diano in un modo e uno non dice un terzo, la verità si starà a vedere. Questi, e dice lei, il pubblico ministero non l'avranno aiutati. Perché Presidente, ora accenderemo e vedremo qualcosa. Se serve, io voglio dimostrare. Ma facciamo ora vedere. Ora sentiamo lui. Bravo, qua. Vedendo le fotografie, il Presidente, si risolve tutto il problema. Vorrei però che la Corte, per la ricostruzione di questi fatti e delle domande che io continuo a fare all'Allegranti, tenesse presente una cosa. Negli atti forniti alla Corte c'è il verbale di ispezione luoghi fatto dal PM dell'epoca, e il verbale ispezione luoghi è stato depositato. Sì, ma questa cosa è una domanda. No, stata dato una spiegazione alla Corte. Ma allora qui si sta facendo le domande a un testimone. Ho capito. E noi vogliamo accettare la verità qui. E allora accettiamola. Allora, fatto di questi, Presidente, siccome il teste... le domande si fanno, le domande non si fanno le prearringhe, come diceva qualche giorno fa l'avvocato Curandai. Presidente, io vorrei far presente che è un falso problema. Perché è falso problema. Il fatto che se era davanti o di dietro, bastano le fotografie. Abbiamo preso atto, perché il signor Alleganti l'ha detto, che lui ha visto il ragazzo sul sedile posteriore. È così che ha detto lei. Bene? Io le dico via dal sedile posteriore.
l'ha tirato via dal sedile posteriore. Bene? È stato sentito già all'epoca. Io volevo, come dato di fatto, per la Corte che ha già per valutare questi elementi e per le domande e le contestazioni che io faccio, vorrei che la Corte tenesse presente, e poi valuteremo a che fine, che il PM che è sul luogo dice: gli ufficiali di PG presenti riferiscono che sul sedile anteriore di guida, in base a dichiarazioni assunte in loco, e ci sono tutte le dichiarazioni, io i nomi li ho fatti solo a voce, comunque ci sono i verbali, da dichiarazioni assunte in loco, era adagiato il corpo di un giovane identificato in Menardi Paolo, ricoverato tramite la Croce d'Oro di Montespertoli presso l'ospedale di Empoli in condizioni disperate. Cioè c'è un atto in cui il PM dice era davanti sulla base delle persone che sono state sentite da me sui fatti, al momento dei fatti, e sono le 2 del 20 giugno, la notte. Io, se necessario, quando dovremmo chiedere di sentire persone su questi fatti, io chiedo addirittura di sentire il PM, ma secondo me, ripeto, è superfluo. Vorrei che ci spiegasse allora, fatta questa premessa, il perché io vado avanti sul punto, che ci spiegasse meglio, signora Leganti, come si ricorda lei che era questo ragazzo, ci spiegasse bene com'era questo sedile, da che parte l'ha tirato fuori lei, eh? Perché il PM, quando lei fu sentito, le contesta che gli altri dicono diverso, ma questa sì, è un'altra cosa. Sì, sì. Vero? È vero. Benissimo. Io, anche i contrasti c'erano anche quando si deve sì, firmare il verbale. Sì, ma i contrasti sono solo con lei, signor Allegranti. Sì, sì, ma anche facciamo le domande precise, vediamo. Vorrei che ce lo rispiegasse. Poi abbiamo le fotografie, vediamo il sedile e vedrete che risolviamo il problema senza sentire nessuno. Io, quando sono arrivato lì, che ho aperto la porta, non della guida, quella di fuori della guida. Quindi cioè, il passeggero. Passeggero, ci sono entrato dritto, mandato su il seggiolino. Ha mandato su il seggiolino, cosa vuol dire? Io sono andato di dietro. Il seggiolino del passeggero. Il passeggero. Ha mandato su, cioè? Il seggiolino. Ci spiega cosa vuol dire su? Tirato su, per passare. Come si dice in italiano, non lo so, me lo dica lei. Non lo so. No, guardi. Cosa vuol dire lei? Cosa vuol dire lei? Come se le sta spiegando cosa vuol dire? Io voglio dire che sono arrivato. Va bene. E ho tirato su il seggiolino, che era in posizione normale di quando si viaggia, ho tirato su così, su davanti. Oh, era. Era a 90 gradi, cioè era eretto. Sì. Bene, e l'ha tirato verso il parabrezza. L'ho tirato verso il parabrezza. Piegate davanti. Bene. Piegate davanti. È così. Sì. Verso il parapetto. Sono entrato dritto e ho trovato Antonella prima, che era così, con le mani sulle gambe, così. Che sono accurato. Che vorrei si desse atto che il testimone mette le mani sulle ginocchia e appoggia la testa alla spalliera della sedia. Va bene, così. L'ha detto lei, già verbalizzato. Questa è la ragazza. Sì, è la ragazza. Bene. Poi la votazione che è morta, passo a quell'altro, c'era Paolino che rampava. Lei è sempre, dalla parte del passeggero o ha fatto il giro della macchina? No, sempre dalla parte. Bene. Sono passato così dai ginocchi della signorina Antonella. Quindi lei è dentro? Io sono dritto. Bene. E sono andato a lui, che l'ho trovato, non mi ricordo la sedia, con la faccia esterna o con la faccia interna, questo glielo ho detto prima, non me lo ricordo. E bisogna vedere di dove era, perché quello si può vedere scientificamente dove dall'arteria quale l'era che l'ha spaccata, ve l'ho detto prima, no? E ci risposava sopra e quindi se la tappava, se no sarebbe bene stato disanguato, no? Certo. E quindi se la tappava così, provvisorio da sé, appena tu va a muoverlo, poi no. Quindi lui la testa l'aveva, se non ho capito male, vicino al corpo della ragazza? No, l'aveva tra l'uscita della macchina e l'esterno, proprio all'esterno, tra la lamiera e sul seggiolino. Sul seggiolino, così. Sotto il seggiolino davanti. Le gambe le aveva verso il seggiolino davanti. Sotto il gambe. E la testa indietro. Cioè le gambe erano sotto. Sotto al seggiolino. Benissimo. Della guida. Bene. Il seggiolino davanti invece come era messo? Lo ricorda lei? Normale. Normale, cioè? No, in seduta normale, come quando uno va a guidare.
l'ho spostato verticale. Verticale. L'ha spostato come? In avanti. Erano cioè i due seggiolini nella stessa identica posizione, sia sì, quello del ragazzo che quello della ragazza. Sì. E lei entrambi li ha spostati verso il parabrezza. Ecco. E le faccio una domanda. I due seggiolini o uno dei due non ha avuto l'impressione che fosse reclinati verso il dietro, per caso? Non è che avessero uno dei due o entrambi buttato giù il seggiolino, lo schienale, come in quelle macchine? No, lei non ha avuto questa impressione. Vogliamo mostrare le foto 12 e 13 del sopralluogo? Questo serve per poi anche sentire eventualmente gli altri testi che dicono come stavano le cose. Che è questo testimone 15 come stavano le cose? Sì, per bacco. Sono, secondo me c'è una spiegazione, basta vedere le foto e capiamo tutto. Ma lo facciamo un commento, per cortesia, perché danno noia i commenti. Sì, ha ragione, Presidente. Ora si verbalizza quelli che dice lui, e poi verificheremo con l'altro, con gli altri. Lo vede bene? Diamo un grano di raccomando. Lo vede? Sto un po' guardare dietro a lei. Presidente, lì non si vede i colori, ma quel seggiolino è pieno di sangue nella parte... Se non si vede la ecco, marcia, si vede. La... Benissimo, nella parte dello schienale. Almeno io la vedo qui. Bene. Si vede come le striature anche. Era così quando l'ha trovato lei, ragazzo? Era così? Era su quel seggiolino lì? Io mi ci sono asciugato anche le mani. Si è asciugato le mani a cosa? Al seggiolino. Vede però che il seggiolino è, almeno apparentemente, quello di guida è reclinato verso il dietro. Lo vede? Sì, lo vedo. Vogliamo vedere l'altra foto? Parla al microfono ora, guarda al microfono. Sì, lo vedo io. Vogliamo vedere l'altra foto? Per me era normale. Quella successiva del seggiolino? Scusi, deve parlare al microfono perché sennò dopo non viene nulla. Guarda lì. Beh, così si vede bene che appena una leggera inclinazione, la definirei di una ventina di gradi. Vogliamo vedere se ci sono altre foto del seggiolino? Comunque manteniamo quella fotografia là che si vede piuttosto bene in parallelo con l'altra, che l'inclinazione sì c'è, ma una lieve inclinazione, una ventina di gradi massimo. Sta cercando se c'è la fotografia migliore, poi se no si mette l'altra. Vediamo l'altra che forse i gradi si calcolano meglio se riusciamo a calcolare. Per calcolare ci vuole l'equiparazione con l'altro sedile e quella ci sono. Questo per esempio falsa la prospettiva di sta foto. No, perché c'è accanto l'altro sedile. No, diritto. No, ma è come la prospettiva della fotografia è diversa rispetto a... Senta, signor Allegranti, vediamo se ricorda lei, poi sentiremo gli altri testi che dicono in un altro modo, ma non ha importanza. Lei ricorda dove si asciugò? Lei ha detto mi ci asciugai io le mani. Seggiolino. Lo vuol vedere? Signor Allegranti, guarda, per cortesia, al fine di parlare al microfono. Al seggiolino. Si ricorda se era sullo schienale, sul piano? Comunque lei si asciugò le mani al seggiolino, dove era il ragazzo. Ora, se era quello dove era il ragazzo, se gli dico gli era di dietro, bisogna che me le fosse asciugate sui di dietro. E infatti il dietro è pulito e il davanti è macchiato. No, bisognava che me le fosse, se gli era noi, gli era Paolo, bisognava che me le fosse asciugate sui di dietro. Ma a me mi rimaneva comodo che lui sui davanti, no? Ho capito. Perché lui schizzava fuori sangue, schizzava così e lei quando l'ha presi qui al collo e mi rimaste le freme del sangue. Ricorda questo sangue da che parte lo schizzava rispetto alla posizione in cui si trovava il ragazzo? Lo schizzava verso dove era lei, verso la ragazza o verso l'esterno? Non me lo ricordo, gliel'ho detto prima. Cioè non si ricorda se era a destra o a sinistra? No. Quello lo vedremo dalle
ferito. Ti ho detto, si può sapere dove era la parte, l'arteria che era spaccata, se non era quella di sinistra o quella di destra. Io ho detto che c'era cascato sopra e quindi se l'era tappata, se no si sarebbe trovato già disarmato, no? Appena lei lo mosse ci fu questo schizzo di sangue. Dica di sì, signor Allegrante. Sì. Ecco, questo schizzo di sangue fu molto forte, che macchiò la zona circostante o macchiò solo lei? Se lo ricorda, ovviamente. Sa, era di buio, no? Come gli ho detto prima, la lampadina era sparita. Chi l'aveva presa non lo so, le risonanze e basta. Quindi questa operazione lei dice la fece un po' al buio? Sì, mi buio. Ho capito. Ecco, a questo proposito io faccio presente, lei ricorda che il PM le contestava queste cose che ha detto, che gli altri avevano detto che era davanti? Sì, io le contestavo anche quello che diceva. E lei gli diceva, no, io l'ho visto, ecco. Gli altri, lei conosce tale Di Lorenzo Mario? Di Lorenzo Mario? Non mi viene in mente chi può essere. Ecco, questo signore dice il 22, viene sentito insieme a lei, è una delle persone per cui il PM le dice. Non possiamo leggere quello che ha detto il testo. No, no, Presidente. Può fare la domanda? Sì, la domanda. Faccio la domanda. La mia domanda era se lo conosceva così. Questo lei non sa chi è? No. Bene. Lei sa, altra persona, allora io di Lorenzo Mario chiedo ovviamente se necessario, ma lo ritengo superfluo sulla base della foto, che sia sentito l'altra persona, Carletti, che dice il contrario di quello che dice lei e il PM glielo contestava. Carletti Francesco le dice qualcosa? Questo Carletti dovrebbe essere di Baccaiano, però io lo conosco di vista, ecco. Ecco. Questo, se è questo, che lo dico io. Carletti lo so, ma il nome non lo so se si chiama con questa maniera, capito? Domanda al pubblico ministero, se tanto per sapere, visto che questi atti la difesa non li conosce. Non li conosce? Per sua, certo, perché ancora non sono diventato un topo di uffici dove annegano le migliaia di carte, ci vorrebbe circolare la mirandola. Comunque, vabbè. E volevo sapere questo se me lo vuol dire, però se può, sono queste due persone sono fra quelli che intervennero insieme al signor Allegrante? No, sono addirittura intervenuti prima da soli e poi con il signor Allegrante, così dicono loro. Così, però non sono fra quelli della Croce d'Oro, vero? No, non sono quelli della Croce d'Oro. E allora io gli posso avere ben visti, no? Appunto, sono loro e presumibilmente sono quelle persone che erano intorno e si sono presentati. Ce n'erano tanti. Ce n'era tanta gente intorno. Prima di lei, è questo che le voglio chiedere. Chi sono? Io, se gliel'ho detto o non me lo ricordo, a quando sono partito, ma io sono arrivato lì, ho trovato il fatto lì, ma io ero partito con l'intenzione di essere andato su una resa dei conti, roba di genere, no? Chiarissimo. Che a me me lo dice, se è stata una resa di conti, una sparatoria. Ma intorno a questa macchina, fisicamente, quante, lei ha detto ho visto tante macchine, io le chiedo di persone quante ne può aver viste, giovani, ragazzi, ragazze, questi, tutti questi che dicono erano lì intorno, io li ho elencati, ora li rielenco tutti, e sono sia uomini che donne. Sì, sì, ma ce n'è anche gente che magari non possono essere nemmeno elencati, no? Questi sono quelli che, gente che viaggiavano, sono arrivati così. No, no, questi sono quelli che dicono cosa hanno fatto, ci sono tutti i verbali. Io le chiedo se quelli. Io so che mi è stato raccontato quei due che hanno telefonato, quei due ragazzi con il motorino, che hanno visto uno davanti così, con le mani sui volanti. No. Ci sa dire chi sono questi ragazzi? No, li conosco. Che a me mi è stato riferito, no? Quando sono tornati non c'erano più. Quindi c'era tanta. Cioè a lei hanno riferito, ce lo riracconti, che c'era uno con le mani sul volante? Sul volante, così, no? E quindi sono andati al telefono pubblico e hanno telefonato. Quando sono tornati sul posto non c'era più quello lì in maniera di diretto, no?
figurati. Ho capito. No, ma sono così chiacchiere di paese? Io non so. No, presidente, sa, questo, chi è questo signore? Perché questo è molto interessante. Che qualcuno ha le mani sul volante c'era di sicuro, perché sennò la macchina d'azione si muove. Ma c'era il Mainardi, via, basta vedere le fotografie. Ma siccome c'è, lei è troppo. C'è tre colpi a dove erano, no, io per carità. E sette colpi o sei dalla parte di qua. Stanno l'amore, non stanno uno sul sedile senta, davanti, scusi, e uno scusi, sul sedile scusi, di dietro. Scusi, ha capito pubblico. Ma il sedile non le succede normalmente. Quando lui vogliono fare l'amore si mettono sullo stesso sedile. Scusi, signor Allegretti, questa persona che avrebbe detto che il giovane era con le mani sul volante, chi è? Che me l'hanno detto a me, non che me l'hanno detto le persone che l'hanno visto. Voce di paese. Voce di paese. No. Qualcuno intervenne immediatamente. Presidente, a questo fine, così si può anche... Allora, dica il nome di queste persone. No? Sì, io oltre che dirli, vorrei dare la nota con cui i carabinieri hanno rimesso insieme, su mia richiesta, tutti gli atti relativi a quei giorni. È per esclusiva comodità. Cioè, la posizione si può acquisire, se no ci dai i nominativi. Io qui ci sono addirittura gli indirizzi, ne faccio copia per il difensore... E facendo presente che sono gli atti rimessi insieme dai carabinieri, gli originali, bisogna fare il lavoro che dice giustamente l'avvocato, dopo la biblioteca, ma andiamo a cercare gli originali. Cercare uno per uno. Sì, ma qui ci sono addirittura gli indirizzi e le dichiarazioni di quello che hanno deposto addirittura al PM all'epoca. E quindi più ci sono le deposizioni, ovviamente, dell'Allegranti di cui ho parlato e la deposizione di Allegranti al PM all'epoca, che sostanzialmente, devo dire la verità, nonostante le contestazioni del PM, analoga, a parte gli orari, a quello che dice oggi. Tranne. Allora, tutti questi atti io li metto a disposizione della Corte e del difensore, vedrà poi la Corte quali sono le persone, se è necessario citarle. Io a questo proposito dico, secondo il parere del PM non è necessario sentirle. Se è necessario sentirle qualcuno, indico Di Lorenzo e Carletti, che sono i due che hanno espressamente parlato di aver spostato il corpo e nei modi che abbiamo detto, e che il ragazzo era sul sedile anteriore, e nel caso fosse necessario anche il PM, che dà atto che alle due l'accertamento che lui ha fatto, il ragazzo è sul sedile anteriore. Per quanto riguarda l'istanza del difensore di far sentire la voce del Vanni all'Allegranti, direi che è assolutamente non pertinente all'accertamento che dobbiamo fare, inutile, e comunque io sono contrario. I mezzi sono a disposizione, se lo vogliono fare. Presidente, sulla istanza di far sentire la voce del Vanni io insisto e spiego anche perché. Come documenterò alla Corte, in epoca successiva, ma fin da ora lo si può dire, perché si tratta di materiale giornalistico, la ragione per cui, secondo questo difensore, questo signore venne perseguitato per diverso tempo, consiste in un esperimento intelligentissimo fatto all'epoca dalla dottoressa Della Monica, la quale, d'accordo con alcuni giornalisti, e se necessario sentiremo anche i giornalisti. E forse la dottoressa Della Monica. E forse la dottoressa Della Monica. Perché le cose sono un po'. Fece pubblicare che il giovanotto, trovato vivente, durante il trasporto in ospedale, aveva parlato dicendo qualcosa. Ora, questa persona che telefona al signor Allegranti lo minaccia per questo motivo. Vuole sapere cosa ha detto questo ragazzo. E soprattutto vuole che lui stia zitto su quello che ha detto. Per questo lo minaccio con questa insistenza. Secondo me, attendibilmente. Secondo me, attendibilmente. Ora, quindi, che questa persona che telefona al signor Allegranti abbia a che fare con questo delitto, a me sembra abbastanza probabile, anzi molto probabile, estremamente probabile. Un burlone che telefona alle due di notte per tutte le volte che ha telefonato, uno che vuol fare uno scherzo al signor Allegranti in una situazione così tragica, non ce lo vedo affatto.
un giornalista che vuole avere delle informazioni con questi sistemi, con questi mezzi, alle 2 di notte telefonando con questa reiterazione, cercandolo e minacciandolo 2 anni dopo in una pensione di Rimini, non ce lo vedo assolutamente. Quindi è una situazione per la quale io credo che sia una circostanza che va approfondita, portata fino in fondo. Allora, siccome qui c'è un imputato, uno l'ha già detto, Pietro Pacciani, la voce Pietro Pacciani non era, e l'altro se per caso è la voce del signor Vanni. Ora, siccome se faccio dire qualcosa al signor Vanni in questo momento, al microfono, la voce non è quella di un telefono, lì dirà c'è un telefono. Il pubblico ministero ha già detto che nonostante l'opposizione il telefonino me lo presta, io non posso perché sono l'unico avvocato d'Italia senza telefonino, l'unico, quindi non posso fornire il mio. A questo punto prende il telefonino del pubblico ministero, il signor Allegranti sta di là, sente questa voce, dice un paio di battute, pronto, signor Allegranti, come sta, quello che vuole, le descrivo la battuta e si possiamo far sentire la voce del ministro senza telefono. Si può far sentire la voce se ritiene. Oh, se il signor Allegranti, se la voce era questa, oppure no. Prima cosa, se no Presidente non ho finito, abbia pazienza. Prego. Però non è finito anche l'esame. Con riferimento ai testi, io non ho altre domande da fare a questo punto. La so, ma c'è anche le altre intenzioni. Va bene, io comunque. Con riferimento ai testimoni di riferimento che sono emersi dalla deposizione del signor Allegranti, siccome c'è una sentenza della Cassazione che dice che a scanso di una sorta di decadenza, non sono d'accordo con questa giurisprudenza, ma esiste, bisogna fare distanza subito, io prima di tutto sono d'accordo perché quei testimoni indicati dal pubblico ministero vengano sentiti, anche per le 2 persone di cui ha riferito il pubblico ministero, professor Micavia della posizione. Questa è una circostanza molto importante che va approfondita fino in fondo. Ma soprattutto chiedo che vengano sentiti i testimoni Ciappi, non meglio identificato, previa opportuna identificazione attraverso anche gli atti di polizia giudiziaria, e il signor Martini Marco, nonché quel terzo giovanotto che venga identificato alla polizia giudiziaria e sentito che partecipò insieme al signor Allegranti a questa operazione di soccorso. Gli altri difensori su questa istanza, sentire le persone che sono intervenute comunque sul posto, sei d'accordo? Bene. No, ora proseguiamo. Avvocato Salombini, avvocato Bertini, va bene? Bene. Allora, prego l'avvocato Colau. Scusi, signor Allegranti, lei si ricorda che tipo di macchina era? Sì. Da dei ragazzi? Sì. Che macchina era? Era una 127 Seat. Quanti sportelli aveva? 2. 3, insomma, non lo sportello né dietro. Senta, scusi, e lei ha parlato di ruote che erano... O brasiliana, non mi ricordo, insomma, roba di genere, sì. Prego, secondo me. Lei ha parlato di ruote che le posteriori erano nella forsetta e le ruote anteriori erano un po' all'aria, detto lei. Sì. Si ricorda le ruote anteriori dove erano rivolte? Una cosa ancora, lei ha detto che tamponò il sangue, l'arteria del povero e compianto Menanti Paolo, e prima, se non erro, ha fatto questo gesto, vale a dire a sinistra. No, mi scusi, le sto domandando, no? Lei allora non si ricorda se lo tamponò a sinistra o lo tamponò a destra del collo? No, io non me lo ricordo a destra. Non ho altre domande. Grazie. Presidente, scusa, però volevo fare una precisazione anch'io. Perché i cognati di Paolo Mainardi, il giorno successivo andarono, perché convocati, a vedere la macchina
andavano loro di iniziativa loro, insomma, si dessero da fare per vedere la macchina, per informarsi. E quindi loro, che sono i signori Ulivelli, Giuliano e Benvenuti Ettore, sarebbero in grado di dire alcune circostanze importanti riguardo all'ubicazione delle macchie di sangue rispetto allo sportello anteriore sinistro, dove erano ubicate queste grosse macchie di sangue. Io le ci sto sono dicendo le foto, foto 13 le foto. Che sono sul sedile anteriore, insomma è inutile solo, fare. No, volevo dire, visto che erano anteriori o posteriori, si vede dalla foto. Stiamo parlando di sedile posteriore, non lo so, poi si regoli. Loro sarebbero in grado di dire queste macchie di sangue dove erano in maniera esatta. E poi una cosa ancora. E uno di questi sa che il giovane, uno dei due giovani quali arrivarono per informazioni avute lì nel paese, uno quei due giovani arrivati che poi per primi sarebbero due ragazzi, uno è Stefano Calamandrei e un altro è Poggiarelli Adriano, cioè con tutte le riserve del caso. Ci sono i verbali, presidente, dell'epoca di questi signori. Con tutte le riserve del caso. Quindi se voi volete sentire... Prego, sì sì, ci sono nei verbali che deposito io, ci sono tutte le dichiarazioni rese da queste persone all'epoca. Stefano Calamandrei e Poggiarelli Adriano. Se poi volete, se io vi offro la testimonianza dei cognati per individuare esattamente il punto. Se lo volete ammettere, fate voi. Senta, va bene, ora a questo punto... Vuole sapere una cosa lei, signor Allegretti? Allegranti, scusi, ma esiste. La prima volta si è visto nome. Senta, lei che ha detto è stato male, ha avuto un incidente quando nell'84? È stato in coma? Io ho notato una cosa, lei tende a difendere la deposizione che ha fatto oggi, perché lei ha tutto il suo diritto di difendere cosa vuole. Però, Presidente, abbia pazienza. No, professor, io non ho cercato nessuno. Io non difende proprio nulla. Questo è un testimone, ha riferito determinate situazioni. Io non ho cercato nessuno. No, io voglio vedere, voglio capire una cosa al testo, perché io devo cercare. Lei vuole una certa versione, a me invece interessa che il testo sia attendibile. Sì. Allora, come mai lei da una parte difende quello che ha detto oggi e dall'altra dice ma io mi richiamo ai verbali a suo tempo eccetera? Allora, ma hai detto una cosa del genere? Ha detto questo in aula? Voglio sapere, è lei stesso che allora non ricorda bene le cose oggi? Se lei dice ritengo buoni i verbali fatto subito dopo il fatto eccetera eccetera, se lei dice un'espressione di questo tipo vuol dire che allora oggi non ricorda più bene? Voglio sapere io. Alcune cose non me le posso ricordare certo come allora, no? Il tempo è passato, no? Glielo ho detto prima. Ma sa che penso del giornale? Io in particolar modo tenevo fede. Senta, lei saprebbe riconoscere la voce di quella persona che gli ha parlato? Penso di sì. Se la ricorda bene come l'ha fatto? Come l'ha fatto? Si sentirà il tono della voce, poi... Allora... Come si esprime anche le parole stesse. Senta, so. Vanni, per cortesia, mi vuole dire qualche cosa a me ora? Parli a quel che vuole, purché parli? Signor Presidente, il suo discorso. Parli. Senta, signor Presidente. Ecco, bravo. Perché 2 anni sono in carcere, sono innocente. Io ho 3 operazioni da fare. La mia moglie l'hai marcato tutta la scantella, non può venire nemmeno a vedermi, finché io la sento non ne posso più. Se la mi fa questa gentilezza. Ma questo ormai lo sappiamo. Basta, sufficiente. Lei, allora, signor Allegranti, ha sentito la voce del Vanni? Che gli dice quella voce lì? Non mi dice niente. Mi dice nulla. Immaginavo. No, io non mi ando a difendere Vanni. No, quella voce non l'ho visto, la prima volta l'ho vista la televisione a destare. Senta, quella voce è una voce diversa da quella che parlò quella persona che gli ha fatto le minacce per telefono. È così.
La voce sentita ora, quella sì. del Vanni, è diversa da quella che sì, mi fece sì, le minacce per sì, telefono. Sì, questo sì, dice. Sì, sì. Allora, sospendiamo 10 minuti. Bene. Se non ci sono altre domande. Nessuna domanda a te.